Salve a tutti i lettori, benvenuti o bentornati sul canale. Io sono sempre Federica e oggi voglio mostrarvi quelli che sono i miei obiettivi di lettura per il 2022. Prima di cominciare, però, come sempre, vi ricordo di supportare il canale. Iscrivetevi se vi fa piacere, attivate la campanella, mettete like a questo video a fiducia e interagite con il canale e con tutti i miei social, così mi potrete aiutare con l'engagement. Tra i libri che vorrei leggere quest'anno c'è sicuramente Don Chisciotte, che voglio leggere da 200 milioni di anni, ma non trovo mai il momento giusto. Ho questa versione, ho questa edizione discutibile della Newton Compton e infatti vorrei acquistare anche una versione migliore, magari con una traduzione migliore e con dei caratteri che non sono super mega microscopici, perché questi sono davvero piccolissimi come tutti quelli della Newton. Anzi, se conoscete delle edizioni buone del Don Chisciotte, fatemi sapere. È un libro che mi attira tantissimo da sempre, ma come vi ho detto, non ho mai trovato l'occasione giusta di leggerlo. Speriamo che nel 2022 questa occasione si presenti. Altro bel mattoncino che voglio leggere nel 2022 e che è nella mia libreria da un bel po' è questo qua, Il sussurro del mondo, che è stato pure premio Pulitzer nel 2019. Ce l'ho da quando è uscito perché mi fu regalato, ma non ho ancora avuto modo di leggerlo. E visto che mi chiama da tanto tempo e si sono spese parole meravigliose su questo romanzo, la voglia di leggerlo è tanta. Devo trovare solamente l'occasione giusta, ma vorrei che questa occasione arrivasse prima della fine del 2022. Romanzo che voglio leggere da quando ero al liceo è questo qua, Memorie di Adriano. Lo so, penso di essere l'unica al mondo a non aver ancora letto Memorie di Adriano. So che è fantastico, so che chiunque l'abbia letto l'abbia trovato meraviglioso e io non vedo l'ora di leggerlo. Devo trovare un attimo il momento giusto per approcciarmi a questo libro qua super mega famoso e perciò lo voglio inserire nei miei obiettivi di lettura di quest'anno, così almeno mi sprono a leggerlo entro appunto la fine dell'anno. I prossimi due libri che vi mostro sono due libri che erano tra gli obiettivi di lettura del 2021 e ovviamente ho fallito per quegli obiettivi di lettura e quindi si sono ripresentati anche nella lista degli obiettivi di lettura del 2022, ma sono fiduciosa, perciò li ho inseriti di nuovo in questa lista di obiettivi. Allora, uno è L'amore ai tempi del colera di Gabriel García Márquez, che ovviamente non ho letto nel 2021, e l'altro è Compulsion, che si ripresenta qui nuovamente e che voglio leggere da quando l'ho acquistato. È uno di quei libri che secondo me fanno proprio a caso mio, perché io amo il true crime, mentre invece L'amore ai tempi del colera penso che mi possa piacere perché ho letto altro di Márquez, ho letto qualcosina altro del realismo magico, ho visto il film, mi è piaciuto molto e spero di poter leggere anche questo romanzo che ho in questa bellissima edizione vintage che comprò mia mamma tanti tanti anni fa. Quest'anno mi sono ripromessa di leggere più romanzi e saggi che trattano del tema del femminismo e diciamo che nel 2021 ho cominciato a leggere Chi ha cucinato l'ultima cena, ma ancora lo devo terminare. Quindi il mio obiettivo per questo libro, per questo saggio, è di terminarlo entro il 2021. Essendo un saggio, si può non leggere tutto d'un fiato, ma comunque vorrei tanto finirlo entro la fine di quest'anno perché quel poco che ho letto mi è piaciuto davvero tanto e quindi vorrei appunto terminarlo. Ultimo libro che voglio inserire nella lista degli obiettivi del 2022, ecco, mi sono tenuta bassissima, sono soltanto 7 gli obiettivi del 2022, gli obiettivi letterari del 2022, perché appunto voglio volare basso, perché se avete visto il mio video precedente sapete che
ho due progetti da portare avanti, due gruppi di lettura da portare avanti e quindi non mi voglio sovraccaricare di speranze e obiettivi che poi probabilmente fallirò, quindi mi sono voluta tenere bassa. Dicevo, l'ultimo libro che voglio inserire negli obiettivi di lettura del 2022 è un mattonazzo russo. Allora, io non so pronunciare il nome dell'autore, che dovrebbe essere Arshebatsev, non lo so. Aiutatemi, se qualcuno conosce il russo, mi può scrivere la pronuncia dell'autore. Il libro si chiama Sanin e l'ho comprato tantissimo, tantissimo tempo fa. Io penso che sia quasi semi sconosciuto per i non addetti ai lavori. Infatti, è uno di quei romanzi che non ho mai visto su Instagram. L'ho preso in libreria perché nella prefazione o nella quarta di copertina, adesso non ricordo bene dove l'ho letto, si diceva che Sanin è molto vicino a uno dei protagonisti dei Demoni di Dostoevskij. Quindi, visto che nella mia top 3 di Dostoevskij, I Demoni è al terzo posto, primo posto Delitto e Castigo, secondo posto I Fratelli Karamazov, ho detto, beh, se viene paragonato a qualcosa che ha scritto Dostoevskij e soprattutto a uno dei protagonisti dei demoni, io devo assolutamente leggerlo. Però purtroppo giace nella mia libreria da un bel po' di tempo, quindi spero che quest'anno sia l'occasione giusta per recuperarlo. Bene lettori, questo video super mega flash termina qui. Vi ho mostrato quali sono i miei obiettivi di lettura per il 2022, obiettivi davvero minimi, diciamo così, e spero comunque di poterli raggiungere. Spero di poter fare tantissime belle letture nel corso di questo nuovo anno e spero che tra queste letture ci siano anche questi 7 libri che sono nella mia libreria da tantissimo tempo. Fatemi sapere giù nei commenti quali sono i vostri obiettivi di lettura per il 2022. Se avete già fatto delle TBR mensili per il prossimo anno, se già vi siete dati tantissimi obiettivi o se come me volete cercare di volare basso per tentare di non fallire anche quest'anno. Bene, il video termina qui. Grazie per essere stati in mia compagnia. Vi lascio un grande bacio. Al prossimo video. Ciao ciao!